L'elettroforo di volta è formato da una base di materiale isolante, un disco di ferro con supporto di materiale isolante. Andiamo a spiegare il funzionamento dell'elettroforo. Andiamo a caricare la basetta elettricamente e posizioniamo il disco sulla basetta. Allora, come potete vedere dalle immagini, la basetta si carica elettricamente. Per induzione gli elettroni vengono spinti verso l'alto e di conseguenza la parte inferiore del disco risulterà caricato positivamente. Allora, se andiamo ad allontanare il disco, la carica scompare, come possiamo notare avvicinando il disco all'elettroscopio. Se andiamo a toccare con un dito il disco, andiamo a scaricare gli elettroni sulla superficie e quindi notiamo che il disco ha questa carica positiva. Allora, per dimostrare che la basetta e il disco sono di due cariche opposte, avviciniamo anche la basetta all'elettroscopio e notiamo che la divergenza del lago diminuisce. Quindi il disco e la basetta hanno carica opposta.